Si sono svolte oggi nell'auditorium del Conservatorio Rossini le audizioni dal vivo dei giovani talenti marchigiani per accedere al CET, scuola fondata dal maestro Giulio Rapetti Mogol, per perfezionare le proprie competenze in campo musicale e intraprendere la carriera artistica come autori di testi, compositori o interpreti. 31 le domande pervenute tra giugno e luglio dopo la pubblicazione del bando emesso dalla Regione Marche per la selezione dei 15 destinatari dei corsi. Ad esibirsi dal vivo oggi davanti alla commissione di valutazione presieduta dal maestro Mogol e da due docenti del CET sono stati 25 ragazzi che avevano già passato una prima selezione sostenuta durante l'estate. Siamo qui per selezionare i giovani, le 15 borse di studio che la Regione Marche presenta ha fornito ai giovani qui presenti. Chi ha operato questa scelta è stata l'assessore Loretta Bravi, che pensa sempre ai giovani e alla loro formazione. Posso dire che il conservatorio invece riceverà direttamente le borse di studio tramite il Ministero della Cultura, il Ministro Franceschini, perché queste borse saranno destinate ai docenti dei conservatori che vogliono apprendere la didattica del pop, in modo che possano insegnare sia la classica che il pop. La seconda edizione, quindi, che arriva dopo la prima, ha riscosso un grande successo e proprio per questo è stata realizzata la seconda? Sì, questa è la seconda edizione e stiamo ultimando la selezione e questi sono ragazzi che stiamo preparando professionalmente perché possono anche lavorare. Invece quelli che arriveranno, le borse di studio del conservatorio, saranno invece i docenti, i futuri docenti. Un augurio a questi ragazzi che oggi sosterranno queste audizioni? Beh, l'augurio è chiaro che lo facciamo, lavoriamo nell'intento di prepararli a massimo livello e l'augurio di loro che si distinguano e che diventino dei professionisti capaci. È una giornata importante per una presenza straordinaria che è quella del maestro Mogol e per un'iniziativa di grande generosità che lo stesso maestro ha messo in piedi dedicandosi alla formazione dei giovani. Per noi conservatorio, che abbiamo oggi ospitato la selezione della seconda edizione di questo corso, è una grande possibilità perché stiamo avviando un processo di collaborazione con questo centro per allargare l'ambito di insegnamento del conservatorio anche alla musica pop, perché come diceva il maestro non c'è musica classica e musica moderna, c'è musica bella o musica brutta.